Una buona serata agli amici e alle amiche di World News Web 24, bentornati al nostro appuntamento mensile che realizziamo in collaborazione con la Cartago Edizioni. Questa volta abbiamo ospite un illustre autore, Antonio De Lieto Vollaro, di nobili origini. Nasce nel 1958 a Catania, dove vive con la moglie e tre figli. Si caratterizza per le molteplici passioni sportive, fotografiche, radiofoniche, teatrali e in ultimo letterarie. Vorrei aggiungere, e forse anche farò felice Antonio, che per quanto riguarda la passione sportiva e radiofonica, entrambi ci siamo. Tra le tante pubblicazioni si annovera una trilogia Fantasy Spy con raccolte antologie di poesie, un romanzo noir e poi anche il romanzo che ci apprestiamo a raccontare, che si intitola Moventi incrociati. E allora salutiamo innanzitutto l'autore Antonio De Lieto Vollaro, buonasera. Buonasera, grazie per questo invito, per questa intervista in collegamento diretto e grazie per tutto ciò che hai raccontato sulla mia biografia. E i miei figli purtroppo mi è rimasto piccolo, ma i due grandi sono a Milano e per cui diciamo ci siamo ridotti come numero in famiglia qua. Comunque si prosegue, avanti Ed è tutta. questa sicuramente la cosa più importante. Non voglio trascurare per grazia e competenza anche la direttrice editoriale della Cartago Edizioni, Margherita Guglielmino. Ciao Margherita. Ciao Ciao Mimmo, è bella. un piacere. Ciao Ciao bellissima. Hai Antonio. visto che ti ho messo Grazie tanti per i cuori in tutte le complimenti. tue foto? Ti ringrazio, me li Grazie. merito tutte. Benissimo, Benissimo. allora Me li meriti tutti. entriamo subito nel vivo di questa piacevolissima chiacchierata con Antonio. Come ho letto anche nella biografia, onestamente devo dire che le passioni sportive e radiofoniche, per quanto mi riguarda, sono in connessione con Antonio, perché essendo stato radiofonista di lunga esperienza sportiva, quindi so cosa vuol dire parlare di sport e non solo, ma in questo contesto parliamo del libro che ha scritto Moventi incrociati. È un giallo molto interessante. Di cosa parla esattamente, Antonio? Allora, il giallo parla soprattutto di tematiche sociali. Bisogna leggerlo, non posso dire di cosa parla effettivamente, posso dire il messaggio che effettivamente ho voluto dare attraverso la trama, il soggetto del libro, che sono l'omofobia in famiglia, quella che è la problematica di tanti ragazzi nel momento della loro trasformazione dall'adolescenza all'adulto, che in famiglia dovrebbe avere il primo sostegno, che invece viene a mancare per la cultura retrograda medievale che purtroppo ancora prevale in tutta Italia, non solo in Sicilia. È un giallo che sicuramente attraverso le pagine si capirà di cosa parla, ma evidentemente anche cercare di aprire quantomeno la memoria del protagonista, che è un investigatore. Allora, praticamente il commissario si trova a dover risolvere un caso complesso mai avuto nella sua vita di carriera da poliziotto, perché c'è una bellissima amicizia fra tre ragazzi che lo fa un po' confondere, perché questa amicizia lo portano a depistare le piste che lui sta seguendo, perché va oltre l'immaginario questa amicizia tra una ragazza e due ragazzi. Ma ripeto, io sono di parte, non vorrei entrare molto nel togliere il piacere al Non lettore. si Poi preoccupi, basta. certamente, certamente non toglieremo il fascino ai nostri lettori di leggere e anche ai telespettatori di leggere il suo lavoro. Margherita, cosa ti ha colpito di Antonio e perché avete deciso di dargli questa fiducia per questo romanzo? Allora, ti devo dire che con Antonio poi il rapporto è cresciuto, anche perché da qui a poco usciremo fuori con una trilogia.
Il primo testo che mi giunge, tra cui ne sono anche la prefatrice, non so se hai avuto modo di leggere la prefazione del testo, mi ha colpito per originalità. Sai, di norma il giallo o il genere poliziesco, sappiamo le differenze tra i due, no? Diventano scontati, leggi le prime righe e capisci già la trama. La cosa interessante di questo testo è che si propone di parlare di quello che in realtà è un evento sociale, l'omofobia, tanto per portarti un esempio, argomento ahimè tanto di moda nell'era moderna, quindi toccando non solo i temi sociali, ma anche l'ottima capacità nel creare la trama, che fino alla fine non riesci a comprendere tra questa amicizia quasi morbosa, questo amore che viene sottolineato, chi è il colpevole. E guarda che io lavoro ormai da 20 anni nel mondo dell'editoria e essendo responsabile editoriale, i testi passano sempre dalle mie mani e di conseguenza dai miei occhi. Ed è il primo poliziesco che obiettivamente mi abbia affascinato. Bene, questo è anche un bel motivo per proseguire ovviamente questa collaborazione, perché come ha detto giustamente Margherita, non è solo questo romanzo Moventi incrociati, ma ce ne saranno anche altri che saranno realizzati da Antonio. Io torno proprio da Antonio chiedendogli, se mi posso permettere di chiederglielo, come ha passato e come ha vissuto questo anno e mezzo particolare? Intanto apro una parentesi per aggiungere qualcosa a quello che ha detto Margherita, perché è importante, perché non, il messaggio non è solo per l'omofobia, ma anche per l'assenza di tanti genitori sui ragazzi e poi pensano di conoscerli bene, per cui questi ragazzi si trovano ad avere a che fare con soldi facili e poi a vivere una vita dissoluta tra alcol e droga. E poi un altro messaggio è quello che purtroppo sulla donna che viene sempre definita in maniera diversa, cioè nel senso, mi sono espresso male, cioè purtroppo ciò che fa la donna viene sempre un poco evidenziato, mentre se qualche cosa lo combina l'uomo deve passare in sordina. C'è anche questa mentalità che purtroppo ancora è molto radicata, seppur essendo nel terzo millennio. Per quanto poi riguarda, questo deve essere un proseguo dell'altro volume, infatti l'ho fatto con gli stessi personaggi e poi è nata fuori una trama differente. E che ti devo dire? Mi ricordi la domanda perché l'età incombe. Sì, allora le ripeto la domanda, le chiedo come ha passato questo anno e mezzo particolare di pandemia. Sì, ecco, perché poi ho la mente di togliere questo, ma tutto ciò che è di negativo, perciò questo anno e mezzo che ci ha un po' frustati, condannati dentro e continuano a discriminarci, a farti, a non farci muovere liberamente, e mi ha portato comunque però a elaborare e concentrarmi appunto su ciò che poi di pianificare i progetti in collaborazione con la mia casa editrice. La collaborazione è nata proprio un anno e mezzo fa, prima che scoppiasse la pandemia, era proprio settembre che incontrai l'amministratore e da lì nacque la collaborazione. Poi proprio appena scoppiò la pandemia uscì il volume e da lì abbiamo continuato un po' a organizzare quello che era pian piano la propaganda e la diffusione del volume, grazie sempre all'alta professionalità della mia bellissima responsabile editoriale marketing Margherita Guglielmino, che la voglio ripetere per ricordarlo ai nostri telespettatori. Certo, questo è sicuramente un elemento fondamentale. Mi pare di capire, Antonio, mi corregga se sbaglio, che ci si può muovere liberamente a Catania oppure no? No, purtroppo la normativa è nazionale, però devo dire che io sono partito la settimana scorsa per Milano
e non mi hanno controllato il Green Pass e la cosa mi ha infastidito perché mi sono violentato un naso e ho speso soldi per il Green Pass obbligatorio e poi non sono stato controllato. A Milano, a Bergamo, al ritorno all'aeroporto, stessa cosa, non siamo stati controllati con il Green Pass. E la cosa mi ha dato notevolmente fastidio quando poi invece si sente dire no, la gente non può andare a lavorare, quello è stato sospeso. Oggi mio figlio mi ha raccontato un Certo. aneddoto e insomma una cosa. Però poi vabbè, sì, con la mascherina, ma Certo. siamo lì, purtroppo la normativa all'interno non si può Sì, andare nei infatti, locali. purtroppo la normativa è quella, evidentemente va rispettata. Abbiamo anche sentito anche nei nostri precedenti incontri, e Margherita lo sa benissimo anche come abbiamo vissuto questo anno e mezzo particolare, l'abbiamo raccontato Margherita, quindi è giusto che anche dalla testimonianza di Antonio, insomma, ci va a capire come ancora la situazione è ancora tutta fluida, per dirla tutta, no? Sai, ti devo dire Purtroppo. che personalmente mi piace vedere più il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Infatti, anche io. Stiamo delineando un periodo che è esasperante, però dobbiamo continuare a vivere, dobbiamo essere sicuramente coscienti che aleggia su di noi un essere fantasma, perché in realtà non lo vediamo e può essere accanto a noi. Detto ciò, che la scienza faccia il proprio corso e che Certo. soprattutto ci sia il rispetto sia per chi decide di farsi il vaccino, sia per chi decide di non farselo. Sarà lì ogni regione, dato che c'è una legge nazionale, le regioni si adegueranno. Noi comunque stiamo continuando a lavorare, ti dico È che vero. abbiamo diversi eventi organizzati. Addirittura Antonio sarà a Napoli ad ottobre, così come sarà presente a Taormina, che è una delle zone, è una perla E della forse mi Sicilia. posso anche permettere di suggerire, diciamo, potrebbe essere una speranza che la Cartago Edizioni venga in Puglia, ma non diciamo nulla, Margherita, per una questione No, scaramantica. assolutamente. Io ti dico che non vedo l'ora di essere ospite della tua meravigliosa terra, che io amo particolarmente perché già sono stata presente molti, molti anni fa. E poi sappiamo che questo incontro sarà in nome della cultura e soprattutto dell'amicizia, che è quello che rende il lavoro non lavoro. Infatti io continuo a dire che nella mia vita, dopo 20 anni, non ho mai lavorato un giorno, perché ciò che faccio lo amo e mi piace accerchiarmi di persone che hanno lo stesso ardore nel proprio lavoro. E in te ho Vero. riscontrato questo. E questo sicuramente su questo siamo d'accordo. Poi c'è anche una magia meravigliosa che ci accomuna, ma non diciamo altro, Non diciamo naturalmente. neanche altro. Ecco, lasciamolo lì, vediamo se tutto andrà come deve andare. Allora io veramente ringrazio di cuore Antonio a cui chiedo naturalmente di far rivedere in primo piano ancora il suo romanzo Moventi incrociati, edito dalla Cartago Edizioni, che avrete il piacere di leggere e di viverlo insieme. Un grazie davvero di cuore ad Antonio per essere stato con noi. Grazie a te, io volevo specificare che non sono un novax, tant'è che appena uscirà l'altro vaccino me lo vado a fare. E solo che io non considero questo come vaccino, ma come siero, perché se tu vai a firmare c'è scritto siero, non c'è scritto vaccino. E solo questo volevo precisare, io sono Certo. vaccinato di tutto, ma di questo io sinceramente no. Poi io la Puglia, se tu consideri Vollaro, è un cognome pugliese, io ho anche sangue pugliese, per cui sarò felicissimo di tornare, come sono già stato diverse volte in Puglia, soprattutto cosa dove ci sono l'età, mamma mia, la memoria. Comunque, va bene, ci rivedremo in Puglia con tanto piacere. Aspetterò notizie Certamente dalle mie sarà anche per me responsabili. un piacere, anche per me, conoscerla di persona. Veramente grazie ad Antonio, un abbraccio Grazie a sentito te e per grazie come l'intervista. sempre alla direttrice editoriale della Cartago Edizioni, Margherita Guglielmino.
Ringrazio te, grandissimo direttore, e se mi permetti, è iniziata un'amicizia. Grazie. Perfetto, bene così, grazie davvero di cuore ad Antonio e a Margherita Guglielmino, grazie anche a voi cari amici e cari amiche che avete avuto la pazienza di seguirci anche in questo nuovo appuntamento di World News Web 24 insieme alla Cartago Edizioni. Buon proseguimento, a presto. Grazie, buona serata a tutti e grazie.